Gesù, la cooperativa Vigili del Fuoco e non per ultimi gli instabili, che ci sono stati di grande aiuto in questa operazione, che ha fatto un immenso, ripeto, un immenso piacere alla popolazione di Vondeno. E ne è testimone sia la lettera di ringraziamento che ci ha fatto il sindaco stesso, e proprio stamani un'email di un cittadino qualunque che ringrazia il distaccamento di Borgotaro e tutto il gruppo per questa iniziativa, che per loro, passata diciamo l'emergenza, è rimasto la mancanza delle cose più semplici, diciamo dei colori per i bimbi della scuola materna, di tutto questo materiale che è un po' al di fuori dell'ottica dei soccorsi nazionali, regionali, roba del genere, e alla fine invece sono proprio le cose che per la gente è importante, insomma. Allora, dato che è arrivato... Oggi pomeriggio siamo qua riuniti per dare notizie, diciamo, della donazione che gli amici Vigili del Fuoco Onlus di Borgotaro, con la collaborazione del Val Grisù e del complesso Instabili e della cooperativa Vigili del Fuoco Volontari di Borgotaro, hanno fatto per la popolazione di Vondeno, paese terremotato del Ferrarese, colpito addirittura dalla prima scossa tellurica. È stato venerdì, è stato fatto una donazione alle scuole dell'infanzia di materiale didattico per circa 200-220 bimbi della scuola dell'infanzia, insomma, e qualcosa anche per elementari, però la donazione è stata pilotata, diciamo, sui bambini. Questo ha fatto un gran piacere alla popolazione del luogo, che si è visto donare materiale di cui hanno estremo bisogno, che è un po' al di fuori delle cose classiche che vengono date in questi casi, insomma, in questi casi di emergenza. Al distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari. Ringrazio sentitamente per il gesto di generosità manifestato alla comunità bondesana attraverso la donazione a favore di alcune scuole materne del territorio. La situazione permane di emergenza e di preoccupazione per le conseguenze del sisma sulle persone, sulle scuole, sugli edifici pubblici e privati, sulle attività produttive. La collaborazione e la solidarietà di tanti rappresentano un aiuto concreto, materiale e morale, nei confronti di tutta la comunità di Vondeno, che sarà pubblicamente enunciato. A nome dell'amministrazione comunale e mio personale, formulo sentiti auguri per il futuro e con l'occasione porgo cordiali saluti. Alan Fabbri. Dalla stampa ho avuto notizia del vostro nobile gesto che onora il vostro corpo e la vostra città. Con affetto e amicizia vi giunga un sincero ringraziamento per la donazione fatta alle nostre scuole. Un bondonese riconoscente. Sentiamo ora il gestore del VAR, il VAR Grisù, che è inserito appunto nella struttura dei Vigili del Fuoco. Sì, io mi collego a quello che hanno detto loro, ringraziando ancora gli Instabili per l'opportunità che ci hanno dato di collaborazione in questa loro iniziativa e per il piccolo aiuto che siamo riusciti a dare anche noi come bar e come Instabili. Credo che sia un bel risultato per la popolazione di Vondeno, a noi possiamo dire, come ha detto Dario, gemellata. Passiamo al gruppo musicale che ha effettuato questa donazione. Iniziamo da Matteo Unetti, che ci darà qualche coordinata su come è nata questa iniziativa.
Ma è nata a fronte di questo grave problema che si è avuto per il terremoto. Noi come stabili posso dire che siamo veramente contenti, una sorta di esaltazione per aver concretizzato questa iniziativa molto importante, perché soprattutto in questo periodo di difficoltà storica non è, per noi è stato importante non attendere semplicemente l'iniziativa del governo, ma